Questo è il Prime Pod, un capsule hotel dove sto alloggiando in questi giorni. Come avete visto, c'è il corridoio con i piccoli spazi dove dormire. Ognuno poi ha a disposizione questi armadietti gratuiti. Vi assicuro, sono molto spaziosi, infatti io ci ho messo una valigia intera dentro, ho preso anche un altro per il computer e per il trasferimento dei video. Allora, più tardi vi mostrerò anche le foto, i bagni, perché sono impeccabilmente puliti, e vi dico che non è affatto male come sistemazione economica da adottare se si viene qui in Giappone, magari anche solo per qualche notte. E costa poco, e costo poco, massima resa. Nelle varie sezioni del Prime Pod vi servirà questa, che è data esclusivamente ai clienti e che vi servirà sia per le docce che per l'accesso ai letti e anche per l'uso dell'ascensore che voi porta in queste aree. Eccomi qua ragazzi, all'interno della cabina di questo capsule hotel ci sono tutti i comfort, a iniziare da una piccola, come si dice, cassaforte che custodirà le vostre cose, eccolo qua. Poi abbiamo una sveglia, ora la TV. Ogni giorno cambiano coperte, lavanderia, con gli asciugamani sempre ben puliti. Se ci si sa adattare, questa potrebbe essere la sistemazione ideale, perché è molto molto economica e stai qui in pieno centro, qui a Kyoto. Non è affatto male. A domani ragazzi.